entrante. Poi se volete, giustamente, visto che affrontiamo anche questo argomento, guardiamo anche i servizi, ma non è oggetto delle giorni di discussione. Qua ringrazio anche gli uffici comunali che si sono tempisticamente attivati, non solo perché per rispettare il tempo di metà giugno bisogna fare anche poi l'acquisto di questi notebook e del server, perché la regione Veneto ti dà i soldi, tu dovevi impegnarti entro questo periodo. Tra l'altro ho preso dei dati, in tutta la regione Veneto sono stati finanziati 125 progetti, quindi non tutti i comuni potevano presentare, poi diventa difficile capire quali comuni hanno presentato. 125 progetti. Ma quanti progetti sono stati presentati? Questo non te lo so dire, sono stati finanziati 125 progetti. Tra l'altro il comune di Nogara si è avvalso della collaborazione di Davinta, a cui sono stati acquistati questi 4 notebook con i server, quindi c'è tutta la wifi che funziona all'interno della biblioteca, e questa società tra l'altro gestisce direttamente 17 punti di accesso. E quindi abbiamo, a mio avviso, anche sul territorio, è importante che l'accesso possa essere non solo per i cittadini di Nogara, ma anche tutto il territorio. La prossima settimana, ci sono 2 mesi di monitoraggio, la prossima settimana convocheremo ancora le associazioni coinvolte sul tempo, se danno questa disponibilità, e l'obiettivo, non nascondo, sarebbe anche bello fare un'antenna, proprio una ricerca trasmittente che ci permetterebbe di collegare questi 4 notebook per almeno 1,5 km, però il bilancio da queste possibilità costerebbe 800 euro solo di installazione. Io direi al momento partiamo, vedremo cosa comporterà e vedremo se questo servizio, tra l'altro noi prima di inaugurarlo vorremmo aspettare questi 2 mesi di monitoraggio, perché dopo credo anche che occorra diffondere il tutto. E il servizio è intitolato, tra l'altro questi sono anche i volantini della regione Veneto, sono dei centri pubblici di accesso gratuiti, quindi collegamento a internet, per la diffusione delle conoscenze e l'utilizzo delle nuove tecnologie per la riduzione del digital divide sui territori, perché c'è questa forte discrepanza. Tra l'altro il POR è proprio vincolato i fondi sulla connettività dell'Unione Europea. Ti ringrazio. Sì, sono in anteprima, sono appena arrivati. Mi sai dire dove sono questi 17 punti? Hai detto che sono 17 punti dove si può accedere alla rete. Ho detto che la ditta che ha preso il servizio di Nogara gestisce sul territorio oltre a Nogara altri 16 punti per un totale di 17. Ho detto anche che in tutta la regione Veneto ci sono, compreso il comune Nogara, 125 finanziamenti di questo genere. Quindi è per l'adatto che anche il comune Nogara ha questo. Su 125 comuni in tutta la regione Veneto, ti do solo un esempio, la provincia di Verona da sola ha 98 comuni. Ma con i fatti concreti che non esiste né esisterà mai alcun interesse personale derivante
dalla carica politica qui ricoperta. Tale rinuncia propongo venga mantenuta e reiterata fino al rientro totale dallo sforamento del patto di stabilità. Sono altresì convinto che ognuno di noi, consapevole dell'importanza di questa mozione, non vorrà sottrarsi all'approvazione della stessa, considerando che tutti noi, in tal modo, stiamo dando prova di essere uomini di buona volontà, partecipi consapevoli del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese, formulando nel contempo i migliori auspici per il prossimo futuro. Allora, prima il sindaco Mirandola ha detto che purtroppo i soldi non ci sono, però io oggi ho fatto così un rapido calcolo, così insomma, tanto per avere i numeri, perché così almeno facciamo un po' di idee. Siccome voi avete promesso nel vostro programma elettorale, avete promesso che rientrate dal patto di stabilità in 2 anni, giusto sindaco? Bene. In 2 anni, approvando questa mozione, si va a risparmiare 83.181,84 centesimi. Ah, io ho fatto il conto per 12 mensilità perché non so se tiriamo anche a 13 mensilità, non lo so. Io non lo so se. Ma non lo so se. Non lo so. 12 mensilità, io ho fatto il conto su 12 mensilità. Bene, io ho fatto. Non lo sapevo. Allora ti ho detto che non lo sapevo. Ho fatto il calcolo su 12 mensilità, il totale è 83.181,84. In questo conto non c'è nemmeno, non ho tenuto conto dei contributi che il Comune versa per le pensioni. Quindi sarebbe un ulteriore risparmio, perché non percependo più indennità non si pagano più neanche i contributi. Tenuto conto anche del fatto che Mirandola e Poltronieri l'anno scorso si sono tirati via i 10, 12, non so, al tempo erano forse qualcosa di più, 11 euro. 82 euro complessivi. Bene, allora, secondo me è facile togliersi, come nel caso nostro, 4 9 euro e 11, capisci? Ma sul tuo blog Marco scriveva: il gruppo consigliare Novara prima di tutto, Marco Poltronieri, Luciano Mirandola, comunque a rinunciare a percepire gestione di presenza e consigli comunali saranno devoluti in beneficenza. Questo vuole essere un segnale concreto, in quanto riteniamo che in un periodo di grave crisi la riduzione del costo della politica sia fondamentale dal punto di vista etica e economico. Etico ed economico. Bene. Vi faccio notare anche che proprio ieri un mio amico mi ha mandato via mail un articolo che non avevo letto, è molto interessante, perché i deputati della California non saranno pagati finché non si avvia la legge. Fantastico questa cosa qua. Cioè, si tolgono gli stipendi pur di rientrare nel patto. Allora, siccome la nostra lista si chiama Novara prima di tutto, se prima di tutto va Novara, noi votiamo tutti quanti favorevoli a questa mozione, facciamo un bel atto di altruismo, così facciamo risparmiare tanti soldi al Comune, tanto in fondo sono solo 2 anni, sindaco, perché poi hai detto che è niente, quindi facciamo risparmiare questi 83.181, così si possono ripristinare i due del software, tutte quelle cose che avevamo detto prima, e così fate vedere che veramente voi che viene a Novara, e Novara viene veramente prima di tutto come deve essere posto a sloppo. Grazie mille. Io non percepisco il gettone, quindi sono parte quasi non sono preso. A parte quello, il discorso che facevo quando ero per la parte lì, perché mi piace adesso fare dei discorsi perché ci si siede qua rispetto a quelli che, di quando ci si sedeva là. Io ritengo che in un periodo come questo, e qua parlo in un livello che vola molto più alto rispetto al Comune di Novara, fare gli amministratori non sia effettivamente facile, ci si deve assumere comunque delle responsabilità non comuni per lo stipendio comunque che si percepisce. Allo stesso tempo però mi rendo conto che le difficoltà economiche, prima era uscito anche il discorso dell'indennità facendo riferimento alla delibera quella precedente delle rette, perché se 17.000 euro erano la diretta conseguenza insomma di una riduzione del 20%, è chiaro che aumentando il 30, il 40, il 50 andando anche al 100%, probabilmente si sarebbe aiutato di tutto il resto. No, non entrando più nel merito di quella questione lì, però mi sento di dire che se dovessi scegliere per un amministratore nel 2011,
dato che anche le giunte sono formate da sempre meno persone, date che però le problematiche, come dicevo anche la volta scorsa, non diminuiscono, non diminuire dei componenti della giunta, dovrebbe diventare effettivamente un lavoro, questo è come l'avrei detto io, quindi il sindaco dovrebbe fare per lavoro il sindaco, punto. Allo stesso tempo è chiaro che gli assessori dovrebbero poter fare esclusivamente gli assessori, però eventualmente con degli stipendi in grado di mantenere quantomeno la propria vita, quindi l'euro da dipendente più o meno medio. Allo stesso tempo però garantendo proprio per legge che un assessore o un sindaco o un vice sindaco fa esclusivamente quello. Quello per dare probabilmente una possibilità e anche probabilmente il dovere anche di essere presente, di essere anche non solo presente fisicamente in comune, ma anche di dare un certo tipo di impronta. Perché una persona che fa esclusivamente quello si presume che possa dare un contributo maggiore rispetto a una persona che lavora magari tutta la mattina e va in comune al pomeriggio o comunque dei ritagli di tempo. Questa è una cosa che non è possibile. Allo stesso tempo però la mozione di Mirko è una cosa che trova il mio accoglimento. L'unica cosa che direi che riguarda più che altro il sindaco, perché per quanto riguarda gli assessori, 300-400 euro, adesso non so neanche cosa prende un assessore, comunque più o meno le cifre sono quelle lì. 428 euro. Ecco, non sono veramente con 400 euro. L'unica cosa che direi, la riduzione comunque a tutti del compenso fino allo sforamento del patto di stabilità anche del 100% potrebbe andare bene, l'unico escluso che mi sento di dire potrebbe essere in questo caso o quantomeno rendere la volontarietà per il sindaco nel momento in cui decidesse effettivamente, dato tutti gli oneri comunque che ricadono sui sindaci i giorni d'oggi, di farlo esclusivamente in aspettativa, sempre per il principio che un'entrata comunque per vivere serve. Da parte del nostro gruppo ci sarà un voto positivo, questo penso sarebbe, senza nulla togliere il 20% di riduzione come abbiamo detto prima, che è già un passo in questa direzione. Allo stesso tempo ci sentiamo comunque di dire che per quanto riguarda il nostro gruppo noi non lo accettiamo, che Emanuele ha già dato comunque al sottoscritto la piena disponibilità a ridurselo, sperando che possa servire, seppur è una mancia perché sono neanche 100 euro all'anno, quindi non è tanta roba, però se servono magari per mettere insieme 400 euro e un condizionatore per far salire, comunque anche per me, insomma, data anche la temperatura di stasera. Propongo quindi da parte nostra un voto positivo e allo stesso tempo proporrei anche, ma questa è una battuta, un ingresso di Costantini in giunta, perché effettivamente questa sera si è reso più propositivo e anche più all'avanguardia rispetto agli stessi della giunta. Questa è una cosa mia, è vero? Sì. Allora, anch'io do parere favorevole e aggiungo questo, che sono consapevole del fatto che chi deve amministrare comunque ha delle responsabilità e quindi è anche corretto che abbia un'indennità per questo che fa. Visto e considerato appunto questo periodo di crisi e questo sforamento del patto di stabilità a cui andiamo incontro tutti per appunto avere, diciamo, per un interesse proprio del comune di Nogara, per intanto vedrai anch'io e io lo rinuncio per volentieri, ovviamente per il poco che provo a servire il mio gettone. Penso e spero che anche voi, se non è proprio il 100%, però pensiate che questo potrebbe essere una piccola parte. Qualcun altro? La mia domanda, prego, prima rivolgo una domanda al segretario comunale che per curiosità personale, qualora venisse accettata l'ipotesi del signor Moreschi, supponiamo che il sindaco o la giunta, perché per noi consigliere, ripeto, 100% o meno, insomma non penso che faccia differenza. Se il non recepimento dell'indennità da parte è decisa questa sera, va ad influire sulla propria dichiarazione di redditi. Io penso che comunque se l'amministrazione comunale dà dei soldi ai componenti della giunta del sindaco, che sono una certa cifra, logico che a livello personale
sulla dichiarazione di redditi questa cifra influisce sulla dichiarazione di redditi. Sì, non ti dichiara niente sulla dichiarazione di redditi. No, ma anche, scusa. Io non potevo... E hai ragione. Allora, il discorso è questo, cioè, da un punto di vista fiscale, il non recepimento, però il comune deve fare una dichiarazione che ha dato al signor Mirandola, al Polo, eccetera, la cifra che loro devono presentare in dichiarazione di redditi, per poi dopo non averla recepita. Questo lo so per un punto di vista tecnico. Allora, abbiamo visto, faccio una premessa, la mozione di questa sera comunque secondo me ha un valore come dire politico programmatico, ma questo era un discorso importante. Mi sembra anche giusto che se uno ha una dichiarazione da parte dell'amministrazione del comune che dichiara che il signor Poltroniere ha ricevuto 5.000 euro e qui su quei 5.000 euro e poi Paolo, su quei 5.000 euro poi deve pagarci le tasse. No, arrivo. Ho fatto questa premessa perché per dire che la mozione presentata questa sera ha un valore politico e tecnico, diciamo, sicuramente qualora venisse votata l'amministrazione comunale, però dal punto di vista dell'efficacia giuridica, poi delle conseguenze che potrebbe avere, e per legge necessaria, sarebbe necessaria una deliberazione della giunta comunale che è competente a ridurre il livello di indennità da parte del legislatore. Dico questo perché, sempre per ipotesi, qualora ci fosse poi questa delibera della giunta comunale che va a azzerare le tariffe, le indennità, scusate, in questo caso non ci sarebbe la corresponsione da parte dell'amministrazione comunale di Cucchiera e quindi non andrebbe in caso di reddito da parte del. E una cosa chiedo, invece è chi è invece dipendente di vita privata, partecipa ai consigli comunali o altre cose, chiede il rimborso da parte del comune, giusto? Alla vita, cioè il comune, l'amministrazione deve pagare la cifra che non so, adesso chi c'è il dipendente qua, però un dipendente ha diritto ad essere rimborsato, cioè la ditta deve essere rimborsata dall'amministrazione. Per se un amministratore dipendente, un lavoratore di subordinato dipendente, che chiede un permesso per assentarsi dal lavoro, evidentemente gli dispende il permesso. Se il datore di lavoro è privato, rimborsa l'amministrazione comunale presso il quale svolge il mandato amministrativo. Se il suo datore di lavoro è pubblico, no. Okay. L'amministrazione comunale è obbligata a corrispondere in corrispettivo della mancata solo se il datore di lavoro è privato. Se invece il pubblico e lei per il suo lavoro non ha titolo per chiedere il rimborso alla ha diritto, sì, per lei ha diritto a se in ipotesi uno di voi fosse dipendente di un altro comune ha diritto ad ottenere il permesso, in quel caso per il comune di Nogara non è obbligato per legge rimborsare l'assenza del comune presso il quale l'amministratore è dipendente. Mi piace questa mozione perché si dà la possibilità di discutere su parecchie cose. Beh, intanto la responsabilità di un amministratore, in questo caso non so quanti lo sappiano, si prevede anche un'assicurazione da parte di chi amministra, perché non è che si ferma qua a un mandato, però ci sono anche delle colpe che possono essere imputate a 5 anni prima e 5 anni dopo il mandato, se presupponiamo che magari 2-5 anni è il mandato. Quindi non è obbligo, però un buon amministratore deve farsi anche un'assicurazione per la colpa grave, che la colpa lieve di solito è già compresa. Andremo a verificare anche se in questo comune c'è questo tipo di assicurazione, ma penso di sì. Quindi la responsabilità è tale che puoi anche rimettersi di soldi dopo il tuo mandato. Okay? Quindi non è detto che se uno non percepisce niente, ne valisce per 5 anni, succeda qualcosa da qui, mettiamo che finisca oggi il nostro mandato, fra 5 anni noi non dobbiamo rispondere. Quindi,
la colpa grave è un'assicurazione che costa molto caro. Di questo non si tiene conto, perché chi amministra deve farlo per volontariato. Beh, io faccio volontariato. Ma non è un volontariato quello che no, se mi lasci finire, la tua mozione l'hai letta, l'hai sviluppata per più settimane, quindi adesso posso intervenire, di vera mia, questo poi condividerai o meno. Quindi, alla fin fine, il volontariato io lo decido per altre cose. Invito tutti chi ha un attimo magari di tempo di passione di fare altrettanto. Quindi fare volontariato per questa amministrazione e per chi ha amministrato negli anni passati sbagliando mi sembra che sia un po' grave. Allora, siccome oltre a te che hai letto la mozione e l'hai presentata mi sembra che trovi d'accordo anche due gruppi consigliari che hanno amministrato in passato, okay, ti dico, facciamo anche retroattiva questa cosa. Non mi sembra che Montemezzi e il Falco si siano azzerati l'indennità e nemmeno ridotto del 20%, non mi sembra che nemmeno il gruppo di Benatti Fezzi insieme per Nogara, anzi mi ricordo che se l'aveva addirittura duplicato, poi hanno portato allo sforamento del fatto. Allora, se noi dobbiamo pagare anche per le colpe di altri, adesso altri ci stanno dicendo questa sera è giusto che azzeriate i vostri compensi. Voi non l'avete fatto, siete stati qua 9 mesi, potevate benissimo farlo. Avete scelto di non farlo, però dite a noi di farlo. Questo è il concetto. No, io lasciate parlare, finisco il concetto, perché sennò ma, se ma tu vai fuori, cioè non c'entra niente con questo. No, sembra che proprio. Come no? Sembra che proprio. Allora, poi dici Mirandola Poltronieri. Mirandola Poltronieri sono due persone che fanno parte di questa giunta, ma non è tutta la giunta, nemmeno è tutta la lista. Quando si fanno le cose, si fa un team, si decide insieme anche le linee da portare avanti. Bene, noi questo non è che l'abbiamo deciso questa sera qui o qualche giorno fa dentro queste stanze, l'abbiamo deciso ancora prima della campagna elettorale. Quando ci siamo messi in gioco, abbiamo detto siccome la situazione del comune di Nogara è così grave che bisogna dare anche un segnale spontaneo di diminuzione dei compensi, non avevamo deciso la percentuale, premetto, però c'era questa intenzione, noi l'abbiamo messa nel nostro programma. Se tu vai a leggere il nostro programma, al secondo capoverso, tu leggerai, andiamo a prenderci, giusto per essere corretti, questo è quello depositato in comune. Allora, riduzione dell'indennità degli amministratori per contribuire al rientro del patto di stabilità. Scritto, nessun altro gruppo, e qui ho tutti i programmi, né tantomeno quello di Mirko Moreschi 5 Stelle, né quello distribuito alla cittadinanza, né quello depositato in comune, ha delle frasi che riguardano l'azzeramento dei compensi. Allora io mi chiedo, perché nel momento in cui non vinci le elezioni, quindi sei dalla parte della minoranza, proponi l'azzeramento e invece non lo proponi prima? Perché tu dici che non sono parole che bisogna dimostrare, beh, noi abbiamo scritto, addirittura lo scritto rimane. Noi volevamo dimostrare ai cittadini che se fossimo, se avessimo vinto le elezioni, quindi fossimo arrivati qua, la risposta la davamo e l'abbiamo data nell'ordine del 20%. Questo è quello che abbiamo deciso noi. Poi qualcuno potrà dire è tanto, è poco, però l'abbiamo deciso insieme in team e l'abbiamo scritto. Allora io ti chiedo, perché tu non l'hai scritto? Perché prima di presentarti ai cittadini in gara non hai messo una frase che poteva far capire che ti saresti azzerato l'indennità se avessi vinto le elezioni? Voi scrivete che riguardo il bilancio comunale, che è l'unica e l'ultima frase giusto di questo vecchio, diciamo così, che è girato anche per il paese, si dice revisione di tutti i contratti di servizio con intento di ridurre i costi, riduzione degli sprechi. I servizi che possono essere ridotti dovranno trovare sostituzione con organizzazioni di volontariato, ove il comune provveda alle sue spese vive con manodopera a carico delle associazioni di volontariato. Non si parla di indennità in nessun programma dei vostri. Questa sera invece avete 3 gruppi e tutti dicono azzerati l'indennità. Azzeriamoci. Allora io dico, abbiamo il coraggio anche di dire le cose prima. Non andiamo a fare delle scommesse quando si sa già chi ha vinto o chi ha perso. Andiamo a dirlo prima, noi l'abbiamo fatto, siamo qua di fronte ai cittadini, abbiamo mantenuto perlomeno in quello che abbiamo scritto nel programma quello che noi
abbiamo detto in campagna elettorale. Voi non avete detto niente, abbiamo vinto noi, allora quelli danno devono prendere il suo compenso. Quindi io dico, fate un esame di coscienza in quello che dite, in quello che scrivete prima e durante la campagna elettorale, date buoni esempi ai vostri gruppi, mi riferisco insieme per Logar e anche il gruppo di Lega, Montemezzi, perché insomma chiamate questo, visto che eravate qui, andate a prendere i compensi che avevate l'anno fa, fate la somma che ha fatto Mirko prima e retroattiva versate al comune quello che avete percepito in 9 mesi. Lo stesso magari gli amici di Bernate Pezzi facciano lo stesso anche loro. Allora capiamo che tutti quelli che si sono seduti qui hanno fatto uno sforzo per il loro paese. Perché prima di tutto, Logara, noi ce l'abbiamo e l'avevamo anche nel programma. Abbiamo mantenuto le promesse e le stiamo mantenendo con tutti i limiti che possiamo avere, però queste sono nostre sede. Sì, adesso non sono andati, i fatti sono chiari. Io credo che ognuno poi la coerenza nei confronti dei cittadini sia nel rispettare le promesse che sono state fatte in campagna elettorale perché abbiamo chiesto il voto. Noi le abbiamo chiesto su questo programma, lo rispettiamo, il nostro impegno per la gara è di risanare il debito. Ricordatevelo sempre tutti che siamo sforati, non per colpa nostra. Poi diventa anche veramente contraddittorio il fatto di dire noi abbiamo sforato e voi pagate. Noi abbiamo sforato e noi paghiamo, sarebbe più bello, perché già l'anno scorso c'era lo sforamento del patto di stabilità, sarebbe un grande gesto da parte di Falco di Montemezzi per dire sì, è vero, noi abbiamo sforato, eravamo irresponsabili, vi portiamo indietro tutti i soldi perché eravamo in sforamento del patto. Sarebbe un grande gesto, ecco, io vi dico, guarda, lo apprezzerebbero tutti i cittadini più in fondo, dimostrerebbero di essere bravi, dimostrerebbero di essere bravi. Poi magari ci pensiamo anche noi, cominciate a dimostrare che una persona anche in circomodesti che non richiede come ha richiesto il fatto che sia il comune a pagare il fatto che vive in consiglio comunale, che sia la sua vita a pagare. Cominciate a dare testimonianze di questo tipo, allora siete anche un po' più credibili. Noi rispondiamo ai cittadini, rispondiamo di quello che abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, non voteremo questa mozione, quindi voteremo contro questa mozione. Voi siete assolutamente liberi, se volete, di dare tutti gli atti e tutti gli attestati di buona volontà che volete. Lo apprezzeremo molto, grazie. Favorevoli. 4. Contrari. Al punto 10 abbiamo l'interrogazione. Sì, l'interrogazione è quella che abbiamo parlato anche questa mattina, dove chiedo praticamente che, come nell'esempio. Anche che tocca a me, pardon, devo rispondere. Sì. Volevo leggerla. No, ecco, io la interrogazione è la mia domanda. No, 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 adesso la terza, come prego. Ma niente. Era solo per spiegare, poi te rispondi. Volevo solo dire che ho chiesto al sindaco di anticipare, come nel caso qua, 9 e 10, ai primi punti, così magari la gente riesce a non portarsi fino ad ora tarda, così magari. Allora, questa mattina abbiamo già parlato, della conferenza. Io vi do quello che abbiamo detto, in relazione all'interrogazione che ho detto, si fa presente che per prassi la risposta alle interrogazioni presentate da tutti i consiglieri, quindi non solo di minoranza, avviene dopo la trattazione delle proposte di deliberazione per le quali è stata convocata la seduta consigliare e mediante la quale si esplica l'azione amministrativa generale del comune. Ho detto anche stamattina che io non ho nessun problema, se i gruppi hanno voglia di modificare questa prassi, di farlo insieme, mi pare che tutti i gruppi abbiano detto che questa è una raccomandazione, nel senso che se il consiglio ha punti urgenti all'ordine del giorno e si vada, le mozioni possono essere andate alla fine, raccomandando che oggi ci fossero mozioni di particolare interesse e necessità per il comune vengono portate a questo punto e ci siamo